Buona Pasqua a tutti, ragazzuoli! O meglio, Pasquetta, perché oggi è Pasquetta. Però, buona Pasqua, ragazzuoli! E bentornati in questo nuovo video. Io sono Docti, oggi siamo qui perché finalmente ho ritirato la mia prima icona Prime, cioè, oddio, la mia seconda icona Prime, perché la prima è Beckham, però ho ritirato la prima vera icona Prime presa col sudore della fronte. E chi avrò mai scelto, ragazzuoli? Beh, prima di scoprirlo, lasciate un bel like qua sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Bene, partiamo! Indovinate un po', ragazzuoli? Esatto, ho preso Hierro. Perché? Perché comunque per chi è rimasto a seguirmi nella live, appunto, che abbiamo fatto in settimana, sa il perché della mia scelta. E per quelli che si stanno chiedendo, che è successo a Delict? Ragazzuoli, Delict è esploso. Nel senso, cosa è successo fondamentalmente in questi 2 giorni qua? Ho preso Hierro. Ok, raga, io avevo, come sapete tutti quanti, Ferdinand. E appunto Delict. Allora, ho detto Delict è salito perché quando era finito l'evento valeva 15 milioni e mezzo, 15 milioni e 8, sono riuscito a venderlo per 16 milioni e mezzo, quindi ho detto beh, mica male questa cosa, no? E subito ho detto però qua c'è Kabak che è leggermente più scarso di fisico ma più veloce e costa 15 milioni e 8 adesso. Compriamolo, solo che sono rimasto a 1,2 milioni, la cosa mi dava un po' fastidio. Il fatto è che poi il mattino dopo Kabak, quello che avevo comprato, nel mercato valeva 17 milioni. Allora ho detto aspetta un attimo, l'ho preso e l'ho venduto. E quindi giustamente in totale ci ho fatto un'altra milionata in più, quasi 1,5 milioni in più. E ho detto, per non andare né sotto di gene né essere tanto più scarso, ho preso Socrates, che comunque è più forte di Fernando, sì, di Fernando, di Rio Ferdinand che avevo prima. Non è più forte di Delict, ma è una via di mezzo appunto tra Delict e Rio Ferdinand a livello di potenza. E quindi ho detto prendo lui anche perché si butta nei contrasti ed è un'abilità che appunto Hierro non ha, per quanto è un'icona Prime. E soprattutto Hierro di testa è già molto, molto forte. Anche Socrates, perché comunque prima di prenderlo ho fatto un attimo un esame a 104 di elevazione con 119 di testa, comunque a 122 di marcatura. È un ottimo difensore, ragazzuoli. In più, facendo tutta questa cosa qua, ho preso Rio Ferdinand e l'ho ammazzato su Carlos. E l'ho fatto diventare 99, che, a mio dire, è molto molto buono. Mi piace tantissimo il fattore che ha 115 di passaggi, comunque. E 114 di ritmo, va bene, 110, 104, queste cose qua, è molto molto buono. Comunque va tutta questa cosa qua per, fondamentalmente, portare su Carlos, aumentare la gen generale della difesa, che adesso si aggira intorno al 98-99, comunque di media, ok? E portare ancora di un livello su Man, che è arrivato a 94, e avere ancora 12 milioni, raga. Nel frattempo ho fatto anche Beckham 101, giustamente, no? E quindi, diciamo che questi milioni mi sono serviti, quelli di Delict. Ho comunque un'ottima difesa, diciamo che l'unico che cambierei adesso come adesso è Quadrado, perché non mi piace tantissimo, però diciamo che in generale mi piace così com'è. Fatemelo sapere sotto nei commenti se ho fatto bene a fare tutto questo giro, perché comunque raga, cioè, adesso 12 milioni, aspetto ancora 2-3 giorni che si abbassano di nuovo i prezzi e faccio la CBC di Mané. Quindi ho detto, mi privo sì di Delict, ma mi arriva poi Socrates, Mané. E soprattutto devo ancora prendere il giocatore di questo evento. Quindi, giustamente, ho detto: bah, non è andata male in generale, facendo tutto questo attorcigliamento di fatti, no? E quindi, ragazzoli, fatemi sapere la vostra opinione: se ho fatto bene a prendere Hierro, se l'avete già, se l'avete provato, tutte queste cose qua, ragazzuoli. E soprattutto fatemi sapere alla fine che cosa avete scelto per il top transfer, perché in molti di voi mi stanno chiedendo: Doc, io voglio vendere il giocatore che prendo, ma qual è quello che vale di più? Come al solito io, ragazzoli, vi dico, dovete guardarvelo voi, perché essendoci 3 server in questo gioco, se io sono nel server diverso da voi, vi dico delle cose che non sono esatte, capito? Quindi guardatevi quali sono quelli che valgono di più. Nel mio server, come penso più o meno in quello di tutti, i 97 di questo evento top transfer valgono di più dei 98. Circa 1 milione in più, quindi tipo Sansone e Socrates appunto sono a 4 milioni e 9, 5 milioni, mentre invece Haller e Ozil sono a 4 milioni. Quindi giustamente ragazzuoli fate anche i vostri calcoli perché se volevate prendere il 98 ovviamente prendetevi il 97, lo vendete, comprate poi il 90, il 98 con 4 milioni e ci guadagnate ancora 1 milione. Quindi fate un attimino quello che volete. Io appunto penso che prenderò Sansone
E non so se lo inserirò in squadra, perché comunque toglierà Rijkaard per mettere lui e fare un 4-3-3 in linea. Non è una cosa che proprio mi garba tantissimo. Però me lo tengo lì e nel caso poi lo vendo, anzi quasi quasi lo prendo, lo vendo, mi piglio Haller e mi tengo 1 milione. Così Haller lo provo nel confronto e vedo un po' e me lo tengo lì, magari poi risale. Ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione, scusate per questo brevissimo video perché appunto siamo nel periodo un attimino di festività, quindi era giusto per farvi gli auguri, per mostrarvi che ho preso appunto anch'io finalmente l'icona Prime nella sezione icone, giustamente per parlare un attimino di questo eventino proprio alla veloce. Domani si ripartirà con la programmazione normale, quindi ricominceranno i video e finalmente partiremo anche col sito Viola. Quindi ragazzoni, rimanete aggiornati e se volete seguirmi anche sul sito Viola, trovate tutto quanto in descrizione. Bene ragazzuoli, un ciao ciao, ancora buona Pasqua e noi ci vediamo. Ciao ciao! Da Doc D, ciao ciao!